Dopo 18 ore consecutive di discussione, questa mattina, intorno alle 6.30, l'assemblea di Via Capruzzi ha deciso una sospensione, anche per consentire al presidente della giunta regionale, Michele Emiliano, di partecipare questa mattina a Roma all'incontro della Commissione Salute. Sono stati esaminati circa metà dei numerosi emendamenti, complessivamente riempiono 400 pagine. Nel corso della riunione non sono mancati momenti di tensione, anche all'interno della maggioranza. L'ex assessore al turismo, Gianni Liviano, ha abbandonato l'aula per il ventilato, mancato stanziamento dei fondi ai comuni del Tarantino per interventi di urbanizzazione. La richiesta di sospensione è stata avanzata dal presidente della regione Emiliano per i concomitanti impegni istituzionali nella capitale. L'evoluzione della seduta, anche a causa della stanchezza e del susseguirsi degli emendamenti, sta consigliando a tutti di fermarsi, ha detto Emiliano, fermarsi a riflettere su come proseguire. Di qui la richiesta di sospendere la seduta e di riprenderla utilizzando questi giorni per la riflessione, perché il bilancio deve essere frutto di un confronto tra maggioranza e opposizione su scelte che, anche ove non condivise dalla minoranza, devono essere comunque da ciascuno valutate e rispettate. La richiesta è stata accolta a nome delle opposizioni da Nino Marmo, che in aula ha augurato a Emiliano di sfruttare al meglio i 2 giorni di pausa. I lavori sono stati sospesi quando, all'esame del testo del disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018, mancava ancora l'ultimo articolo prima delle disposizioni finali e c'erano un centinaio di emendamenti qualificati come articoli aggiuntivi da discutere.